Perché non si muoveva? Ma ci sono due o tre! E allora ti sei fatta vedere però! L'ho visto! Stranissimo sto posto! Bello però! È una palude! Occhio arriva, sali! Vai vai, corri, 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 no! Corri, corri! Hai visto? Sei ribaltato! Hai visto? Sei ribaltato sì, sì. Giù! Ci vado! Puscialo, puscialo! Che perché non lo pusci? Ma cos'è? No, è molto strano questo! Che posto è quello? Alzare un po' te scuola, vedi la savana tipo. Vai, guarda, corri, accelera. In bocca a un ragno, sbaglia su no, dietro. Basta ragni. Ciao a tutti gamers, noi siamo Sara e Gianmarco, i Games Lovers. Benvenuti su un nuovo video di Satisfactory. Ragazzi, siamo nel preciso punto in cui ci siamo lasciati l'ultima volta, che avevamo provato a costruire il potenziatore di corrente grazie ai Summersloop. Non so se ve lo ricordate. Abbiamo fatto un pochino di esplorazione cercando gli ultimi Summer Soup che ci mancavano per appunto provare a crearlo. Ecco, com'era. Noi non siamo ritornati alla base perché come potete vedere siamo belli lontani, per approfittarne e provare a esplorare la parte destra della mappa, esatto, che non abbiamo ancora mai visto dopo più di 50 episodi. Quindi niente, andiamo un po' in esplorazione e lasciate la lumaca viola. Sì. Che ora sono anche importanti le lumache, se vi ricordate. Infatti, quasi quasi non lo so, però. Non so, poi non posso più tornare su. Questo è da rompere. Poi non posso più tornare su. Ragazzi, però mi fai il giro di là, c'è la salita. Ah beh sì. Ah, mi vado a prendere quella lumachina viola. Vai. Ok, prendiamoci la lumaca. Ok, e ritorniamo su. Quanto ci vuole, mamma mia. Non so se andare giù addirittura. Non lo so però. Dov'è il Summersloop? Ho visto che c'era un coso che si segnava qualcosa. Di là. Nessuno, allora. Provo a scendere. Quindi tanto vale provare a scendere. E vedere, qua ci sono tanti giacimenti, parecchi, guarda, ferro, sì, penso che sia ferro, un botto, ci sono parecchi, okay, ragni. andiamo a esplorare, ragni, sì. In una zona con la nebbia così, pieno di ragni, sì, possibile, mamma mia che nebbione, e niente ragazzi, andiamo in esplorazione alla ricerca, non di quelli, e vediamo se troviamo dei nuovi biomi, delle nuove. Di qua c'è la fine. No, l'uva gialla. Guarda che mi arriva. Lo sapevo che arrivava. Porca, t'ha buttato di sotto. Guarda, nel vuoto. Mi stava buttando. Mi lancia i sassi. Non me la fa mica prendere. Vado a ammazzare. Vieni a ammazzarli. Dov'è? Dai, dai, ma. Sento i rumori ma non lo vedo ragazzi. Ho fatto il giro. Sento i rumori ma non lo vedo. Meglio. Io prendo la lumaca. Lo sapevo. Dov'era? Non lo so. Ma non c'era. Vederlo, non vedo niente. Non me la fa prendere, Vediamo un po'. Ci riprovo. Prendila. Sì! Era arrivato o no? No. Ok. Allora, buono, direi di lumaca gialla. Esplorare un pochino qua. Bello sto posto. Sì. C'è un coso. Allora, premetto che sarà pieno di nemici. Porca vacca. No, c'è uno di quelli. Porca. C'è anche pochi. Non posso andarci sopra? Ah, ok, sì che posso. Non vedo niente. Quello è quello piccolino. Dov'è? Quello grande. È là. No, ferma. Porca. Morto? No. Sì, non è morto. Faccia delle spadate. Sì, ma cosa ce ne sono? Qua ci muoio, ragazzi. Quelli piccolini sono niente. Basta. Pushalo. Ma cosa ce n'è piccolini? Non so, fai fuori questo piccolino, vai veloce. Ragazzi, siamo molto disequipaggiati per questo. Oh ma, che bombone. Non siamo... Morto! Sì, lui è morto. Lui è morto.
Siamo poco, molto poco equipaggiati. E tutti questi nemici. Mamma mia. Ma come è arrivato? Che mi hai dato un po' la vita, sto morendo. Sì, c'è un... Okay. E c'ho poche noci. Mangia, mangia. Basta, basta. Ok. Ora ammazza quello. Ah! Che fatica! Abbastanza, ce ne sono tanti. E ne ho visto solo uno. Perché meglio non faccio colpire. E ora mi devo prendere anche tutta la roba, no? Ho preso qualcuno. Potrebbero essere utili perché ovviamente resti cinghiali. Mi aiutano bene nella produzione dei coupon. Ah, sì. Però vabbè, ora vediamo, ne prendiamo qualcuno. Allora, prendiamo anche tutte queste cose utilissime qui. Tante. C'è anche... Qua c'è una caverna. Le caverne mi preoccupano parecchio. Posso aprirla da nulla? Ah no, mi servono questi. Non sono questi. No, ah, no, sono i raffreddamenti liquidi. Il raffreddamento. 25 di raffreddamento. Ma adesso ragazzi, prendiamoci un po' le 67 barre di controllo elettromagnetiche. Buono. E niente, qui devo metterci un segnalino. Sì, mettici. Ci metto un segnalino, ragazzi, e ci torniamo. Ah, ci sì. Torniamo con cose di calore. Ma la caverna, tu la andresti a vedere? Puoi vederla. O è pericolosa? È chiusa, non c'è niente. Guarda che non c'è nulla. Un anello di rame, ma è fatto diverso o sbaglio? È fatto diverso, non pensavo fosse rame. Ok. Non si vedeva, non c'è niente. Non prendere. Allora, però di qua vado nel nulla, nel vuoto. Finita la mappa di qua, ragazzi. Devo seguire il fiume. Eh sì, ma tutto questo noi stavamo cercando Samuel lì. Ah, vero? Che sarà di sopra, sicuro. No, me lo dà di là. Devo seguire il fiume. Bello, quelle cascate. Bello, sì. Se io mi becco un ragno. Qua c'è la caverna. Sbuca. Va, è la caverna. Perché? Perché sì. Perché è pieno di ragni? No. Al primo ragno me ne vado, eh. Dove siamo? Mi stai inquietando. Vai, vai. Non è di qua, Sam. È uguale. Oh, bello. Che caverna è? Che caverna è? Cos'è quella? Cosa? Su in cima, una sfera immersa. Non so, è una sfera immersa, mi sa. Qualche nemico c'è sicuro. Non è mica detto. Che no, questo l'avevi già visto. Dici? Sì. Quindi vado. Vai, vai. Posso andare tranquilla? Secondo me sì. Ho sentito qualcosa. Non c'è neanche la vocina nemici, così. Io qualcosa ho sentito. Andiamo. Facciamo tutto questo parkour, bellissimo comunque. Guarda giù. Oddio, ce ne sono due! L'avevo visti! Ce ne sono due! L'avevo visti per un secondo mentre saliva, ho visto delle cose che sono detto o sono dei rami. O perché non si muoveva. Ma ce ne sono due o tre! E allora ti mi hai fatto vedere però! Non l'ho visto! E dove vai? No, me ne vado! Saltando. Perché non sei rimasto là? No, vieni là in cima. Saltano quei cosi. Ma non fin lì. Poi ti sei fatta vedere. Ma ce ne sono troppi. Perché ti sei fatta vedere? No, ora vai a prendere la sfera immersa. Perché se sei lì ti vedrò su un'altra volta. Esatto. L'ho preso. L'hai steso? L'ho preso. Con i panni? Sì, l'ho steso. Con le mollette. Ma quanti ce n'erano? Due. Apparentemente due. Io ora ci metto i gattini, Ecco. Dai, ho sto sprecando tutte le munizioni, ragazzi. Vai lì, vai lì. Quando non avessi mai ammazzato. Morto. Dov'è l'altro? Più dentro. È tornato all'interno. Uno è morto. Sì. Eccolo là. Ok. Vabbè, andiamoci a prendere la sfera. Stai lì, buono. Come ce n'è anche 2 o 3? No, 2 basta. Solo là. Ferma. Non te... Ecco, mi ha visto. Sali. Mi ha visto. Sta saltando. È venuto qua sopra. È venuto sopra da me. Scendi. No, non posso. Scendi lì.
Ciao. Ah. Ricarichiamo, ragazzi, e direi che possiamo ucciderlo. È morto. È venuto proprio lì, è venuto. Che schifo, mi fa impressione che sono il corpo, dai, che palle. Accendo. Sani Mercer. Prendiamola. Cos'è? Cosa, come al suo solito. Bello però che hanno fatto. È la terza volta che lo facciamo. Bellissimo. Bello, bello. Ok. Caverna con ragni schifosi fatta. Finita. Chi ha voluto fare questa cosa esplorazione? Tu. Allora, andiamo alla ricerca di questo benedetto Summer. Vai, riproviamoci. Salvo i ragni. Chi è? Sì, ho capito. Me lo sono trovato accanto. Sono morta. Mangia, ma che morta che c'è metà vita? Non ho più cose. Quindi queste. Oddio. Sei Mercer. Ciao. Ma come la storia di Mercer? Una storia di Mercer? Cosa mi dice? Ada. Effigie non hai, non sono vecchi, ma fa parte di un fiume. Questo fiume? Perché l'effigie è vicino alla finestra? Attention. Parametri del tuo cervello stanno uscendo fuori dai parametri normali. Sì. Tempo speso a sognare ad occhi aperti verrà dedotto dal tuo budget di sostentamento. Sto morendo. Ragazzi, l'esplorazione sta diventando più difficoltosa del previsto. Non abbiamo cibo, ci sciottano. Non abbiamo... Porca vacca. C'è il mondo comunque. C'è il mondo, ma ne hanno aggiunti tanti hanno comunque. Una vacca gialla. L'ho vista. Queste sono bacche, prendile. L'ho presa. Un'altra bacche. Ragazzi, ci raccogliamo un po' vai, di bacche. Vai, prendi un po' di bacche, perché... vai. Siamo a 5. Urca. Porca miseriaccia, Laida. Mamma. Che zona questa? Questo è di zolfo. No, che cos'è? Caterium. Caterium. Puro oltretutto. Allora, qua siamo a fondo mappa. Sì, qui basta. Bello comunque. Sì. Bellissimo. Siamo a fondo mappa. Cos'è? Ma dove andiamo a fare là? Alle bello. Questo è un nuovo bioma. Questo è un nuovo bioma, sembrerebbe. È molto... è strano. Sì. Qua vai giù? Dove vai? Scusa. Oh mamma, mi sta inquietando qua. E m'ha visto! Oh! Cascata gigante! Cosa guardi? Ce l'hai davanti alla faccia! Sto guardando! Una cascata! Ma ce l'hai davanti alla faccia! Lasciami in pace! Sì, ma lui no! Non ti lascia in pace! È tutto paludoso! Sì! Sono i ragni quindi! Quanta acqua! Io sai che non la sopporto! Cioè, ma dai, ma c'è una palude! Siamo soddisfatti, ragazzi! C'è una palude immagino qui. Immagino. Uno arra. Ciao. C'è una palude. Bellissimo però. Una vacca gialla, qua sopra. Oh, vado a prenderla. Ma quante monete di provare? Tantissime, infatti prendiamo tutto, ragazzi. No, m'ha preso. Non prendere più. Ok. Allora, qua sono a riparo. Bellissimo questo posto. È una palude. Devo sì. Togliermi da qui. No, che schifo. Cosa sono questi? Uova di amici, di ragni. Cos'è? Ah, è ok. Che bello. Stranissimo sto posto. Bello però. È una palude. Cos'è? Cos'è che ti lascia le pette? Ma no, aspetta, ma non era mai stato così grande. È gigantesco, ti sputerà i ragni, vuoi vedere? Mi devo sputerà tante. Di essere era così grande? Era così grande? No, perché ne ha lasciate fuori una vaccata. Ne ha lasciate fuori tipo 5-6. L'ho ucciso? Sì, lui sì. Ok. No, vabbè, ma non so se hai visto. Sì, era enorme. Solo qua. Mamma e la sfera di Mercer era al centro. Sì, la prendo. Presa un'altra. Alcuni sono nascostini, ma altri sono sì, è vero. Che impressione tutti sti rumori. Ragazzi, bello sto bioma, ma non l'avevo mai visto quello no. Della palude. No. Allora, passo sotto. Qua c'è tutto il veleno. Passo da sopra. Prova. Cosa sta succedendo? Veleno. Comunque devo dire che l'hanno migliorato tanto. Sì, veleno a volte. Questa è una caverna gigante? No, è un passaggio. Ma cosa c'è? Che sbuffa. Ah sì. Geyser.
Boh. Ah, questo dice che è solo un passaggio. Sì, vedi, un passaggio. Sì, qua dentro c'è una lumaca viola, hai visto? Probabile. Ah, sì. Si vede, mamma mia, dai, quanti ragazzi. Nemici. Beh, facciamo un'esplorazione veloce. Guardiamo un attimo. Sono i 13. Cioè, mi ha spaventato addosso! Ma è quello di prima! È quello di prima! Mi ha spaventato addosso! Questo è quello di prima! Che sì. Tiri lì, non c'eri, ti giri. Appunto! Colpita! Guarda, guarda! Oh, quello lì cos'è? Che bioma è? Bacche, bacche, bacche! Giusto, già devo prendere. Allora, qui. Anche qua. È sempre il bioma paludoso. Sì. Ok. Potrei andare appunto oltre. Là c'è una lumaca. Andiamo, dai. Il bioma paludoso mi piace parecchio. Un ragno. Un'altra là. Di che? Lumaca. Il ragno l'ho visti. Tre ragni. Vai, lumaca. No, ho capito, c'è veleno. Tre ragni. Ostilità. T'han preso. I ragni. T'han preso. Non puoi stare a volare tutto il tempo. Sono piccolini questi. Quelli li hai visti, vero? Li hai visti? Vai, fino alla lumaca. Che lumaca? Dai ragni. No, dai ragni non ci vado. Ragazzi, tre colpi di spada, buono. No, ma qua c'è pieno di veleno. Veleno, dai ragni, allora. Sto morendo. Sì, non sta nel veleno. Quattro questi che sono. No, ma non posso, sono troppi. Non ho... non ho cibo. Guarda. Ho riusato... ostilità. Non ho cibo, ragazzi. Dai, pieno di ragni, sto posto. La palude non mi piace più. Oddio, sento dei rumori. Cosa è successo? Mi prendo la lumaca. Ragazzi, siamo qua senza niente. Ok, ragazzi, noi abbiamo fatto una piccola deviazione verso la base. Sì, siamo un attimo sistemati. Siamo presi un po' di bacche, di noci. Abbiamo fatto 13 puff. Un po' di puff. Così possiamo curarci un po' più velocemente. Siamo un po' svuotati perché eravamo pieni con delle uova sode. Eravamo messi veramente male. E siamo tornati qua, quindi praticamente 10 sì. ore avanti e indietro. Esatto. Perso. Come potete vedere, siamo qui. Siamo passati da qua sopra invece che da qua sotto, però siamo nei pressi della palude dove eravamo prima. Esattamente. Allora, ora è buio, purtroppo. Eh sì, c'è una lumaca viola. No, c'è un altro. È un... qua è un coso. Ci sarà e là c'è una lumaca gialla. Vai, andiamo lì. Vai. Mezzi ragni, anche notte. È quello il problema. È meglio che notte c'è più spavento. È molto buio, ragazzi, non vedete niente. Dai, sole, sorgi, ti prego. No, sì, sta scendendo giù. Ah, no, è la luna che scende. Esatto, ragazzi, ormai ci siamo, eh. Però di notte si vedono un botto le lumache. Guarda, là c'è una gialla. Là ci sono quelle blu. Guarda, se ne vedono quattro. Ah, sì, una, due, tre. Guarda. Ah, sì. Ok, sta sorgendo il sole, ragazzi, andiamo. Ma dove? È sempre più buio. Oh, è ora. Sempre più buio. Sì, infatti, no, ok. Prima, sì. Perché quando guardo di qua. È sempre più buio. Sì, quando guardo di qua diventa buio. Aspetta, sì, sta arrivando il sole. Da dove? Sì. Non si sa, sta arrivando il sole. Se è calato di là, arriva di qua. Arriva di qua, sì, infatti. Però è dietro la roccia. Vabbè, andiamo. Porca zozza. È buio. Noci, prendite. Prendi comunque sempre il cibo che... Allora. Ah, là c'è un torero. Sì, c'è una marea. Beh, lui sicuramente lo posso provare a killare, forse. Non ci ha messo molto bene, come... Sì, no, ora sì, è morto. Oh, è mortale, ragazzi. Ragazzi, scusate. Mangia la roccia. Erano così. Schivalo. Erano questo così. Questo è uno di più grossi. Eccolo. T'ha visto l'altro scemo. È un colpo questo, non è preso. Oh, grazie. Ok, arriva il toro. Arriva? No, è qua. Ci sono due. Allora, uno è in fondo. Cacchio. Vabbè, questo. Perché ora sono molto più. Guardalo, sono anticipato un botto. Sono molto più forti, ragazzi. Sono più forti, più resistenti, non di più. Sono più veloci. Ok, è morto. Non ci mette. Mamma mia! Faccio finta di niente. E piglia la sfera di merda. Se quello non mi vede, io prendo questo. Grazie. Oh, presa. Cos'è? Ho paura. Mamma mia. I figli portano le loro intrecciature nei nostri tempi, le vostre vene e i figli. Verranno prese notte?
e fate suonare. From a certain perspective, your brain looks like it is processing language. There is no auditory data. If you are hearing voices that are not mine, this is no cause for concern. It is a common side effect of extreme pressure and stress. No, dai, cerchiamo di non stressarci troppo. Allora, là c'è una lumachina. Blu. Però è blu. Aspettiamo una. Prendi quella gialla. Abbiamo visto quella gialla. È vero, sto mangiando cose anche Ah, ragazzi, mi sono anche andata a prendere il carburante decente. Oh, meno male. Sì. Hai visto cosa giusto, c'è? Giusto, vero, vero. Il carburante decente. Porca per... miseriaccia. Farò scendere se non sale più. Vieni. Occhio, arriva, sali! Vai, vai, corri, 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 no! Corri, corri. Hai visto? Sei ribaltato. Hai visto? Sei ribaltato sì, sì. Giù. Sei proprio letteralmente ribaltato giù. Sotto. Bellissimo. Sei proprio bombo. Esatto. Ah, siamo sopra alla palude, dove c'erano 1 milione di ragni. Là c'è una cascata gigante. Sì. Là sopra c'è una lumachina gialla. Ora arriva un toro. No, Lì c'è troppo veleno. Ma quante lumache c'è, ragazzi? Scusate. Allora, io quello che farei forse... Lì è tutto veleno. È tutto veleno. O è l'atmosfera nostra, scusa. Laggiù. Questo no. Eh? Ma anche questo qui è veleno qui? No, no. Ah, ok. Però quello che io sto dicendo è che probabilmente lì per salire è un casino. Abbastanza. Come si fa? Vabbè, vado, mi addentro nella palude. Prova, addentro nella palude. Non in acqua. Dimmi che spawna un ragno adesso. No, Cos'è? È un fiore. Ah, ok. È uno di sti fiori qua che... E da dove viene? Sembrava un uovo poggiato per terra. Ma che paura, ho detto, ma che è? Sembrava un uovo poggiato per terra. A parte che mi sta inquietando alquanto. Cos'è? Ah, è un alveare. Ok, un alveare di quelli grossi. Ma ragazzi, ma questo bioma esisteva? Questa è una bella domanda, non lo so. Perché io... Non abbiamo mai visto nemmeno il lontananza. Non abbiamo mai esplorato, noi. Sì, qua no. Non possiamo dirlo. Ma però. Nemmeno in lontananza, per dirti. Capito quello che dico? Anche? Sì, che non si era mai vista una palude. No. Bellissimo. Cioè, non mi dispiace. Ah, carino, abbastanza. Abbastanza inquietante. Esatto. Mostri pieno di veleno. Tra l'altro, mostri forti. Mi sa che c'è anche. Sì, l'ho visto. C'è un disco rigido. L'ho visto, però è pieno di veleno. Eh beh, apposta. Sono dentro l'acqua. Che schifo. Mamma mia. Terribile sto posto. Siamo andati a casa, perché non abbiamo fatto i filtri? No, non abbiamo fatto i filtri. Siamo andati a casa e non abbiamo fatto farci un centinaio di filtri per il veleno. Ma non ci prova a correrci dentro. Qua c'è troppo veleno. Prova a correre dal disco rigido, per vedere se puoi aprirlo. Se non puoi aprirlo, esci. Ma dov'è? Era a destra, a destra. Ah, aspetta, faccio... No. Devo fare il giro. Oh, il minare è puro. Qua c'è troppo veleno, ragazzi. È tutto infatti, veleno. Qua sì. Il disco rigido è là, davanti a te. E c'è anche un bombolotto. Giovanni. Appunto, no, aspetta. Due bombolotti. No, due di quelli grossi. Due di quelli giganteschi. No, direi che il disco rigido rimane lì. Un ragno. No, scherzavo. L'hai visto davvero? Scherzavo. Passo? Oh, l'ho visto! Chi? Il ragno, l'ho visto! Sto giro non l'ho visto sì, io? Sì, l'ho visto, è lì, eccolo là! Ah. Che schifo! Ma ci sono anche ragni più grossi? No. Perché noi abbiamo trovato il box più grosso. Non vorrei che poi c'è anche il ragno, ragno più grande. Magari. Un big, speriamo. Big. No, io spero di no. Va che, va! Ma dove? La pietra a fianco! Vabbè, ma queste rosse sì, ma prendile! Qui. Cos'è? L'hai visto ragazzi, per te? È spawnato l'uovo adesso. Ecco, benissimo. Ma porca. L'abbiamo letteralmente spawnato in questo momento. E vabbè, allora ce l'avete con me. Via, scappa, muori. Anzi, ma mi shottano. Non c'è un'armatura. È un qualcosa. È vero, non abbiamo un'armatura. Non sparare a questi, pushali. E questi vanno pushati con la spada, però. No, in effetti questi sono grossissimi, Fanno anche molto male. Sono molto più forti, oh. Sinceramente, li hanno potenziati tantissimo. Finalmente, nel senso, sì, è diventato prima, un po' più difficile. Prima un mostro, due colpi di spada e morivano. Un geyser questo. Ah, ma questo è da metterci sopra geyser. L'acqua, ti ricordi? Esatto. Una cosa d'acqua. Geyser, geyser. Questo mica male. Cioè, una sono due di geyser, una puzza di geyser.
Io quasi quasi ci piazzo un... Come faccio questo? Una goccia d'acqua. La metto uguale. Se io arrivo in fondo, per dire, no? C'è una cascata gigante. C'è ragno? No. Lì c'è quello. C'è da rompere. Ostilità. Di cosa? Ah, le apette. Un ragno! Un ragno! Un ragno! Un ragno! Dai! L'ho sentito! L'ho sentito di quel strano! Lo sapevo! Lo sapevo! Lo sapevo che me lo beccavo! Uno lo devo beccare, eh! Niente, oddio, per forza, eh! Guarda che m'ammazza, eh! M'ammazza! Oddio, tutte le volte! Lo saltate! Lo saltate! Dai, ragazzi, io metto i gattini, se continuiamo così, eh! La cosa buffa è che hai realmente paura! Cioè... Cioè, io anche oddio, se lo vedo... E lo so, mi fa troppa impressione. Poi lo vedrai nel video, ma io l'avevo visto. L'avevi visto? Sì, quando mi hai detto c'è un ragno, no. L'avevo intravisto un po'. Ah, l'avevi visto? Sì, sì, c'erano viste le zampette. Dai, ragazzi. C'erano viste leggermente le un zampette. Un altro? Vedrai, probabile. No, no, ho sentito il ruggito. Ok. Qui cosa? Il disco rigido. Sì, ma c'è circondato un toro, da... C'è un alveare... circondato. Ma questo qui è anche putrescente. Cosa fa? Perché c'ha l'aura velenosa? Vado. Mi... Ma vado di sopra. Provo, dai. Anche perché mi sa che siamo. Però il... è sopra. Oddio. Sì, ti basta, ti basta. No, ci sono due di quelli. Allora, muoio. Pronta, ma non ti vedo nemmeno. No, ma manco visto. Sì. No. Mi hanno visto. Non c'era scritto. No, no, ho sentito che hanno sputato la peste. E poi non è quello da aprire. Quindi bisogna trovare. Sì. Quello da aprire. No, niente. Ma era giù, infatti, era in acqua da aprire. No, aspetta, esatto, però c'era troppa gente, ragazzi. No, c'era un botto di gente. Ci rimanevo. Andiamo a esplorare un attimino di là. Mezza veleno. Sì, appunto. La palude, ok. L'abbiamo più o meno, ma ovviamente è enorme, qua, però, è gigantesca. Guardate qua. È enorme, volevo andare a vedere su. Gigantesca la palude. Cosa c'è verso su? Non c'è verso era su. Era l'unico posto, diciamo, l'unico, forse, bioma che ci manca. Non so cosa c'è. Allora. Quelle, scusami, le rompi e? Non lo so. Cosa c'è qui? Fiori. Ok. Che bello, raga. A me piace troppo questo mondo qua. Deserto. Cos'è questo? Deserto c'è? Non lo so, vedo sabbia. E roccia. Sì. Mi pare c'è deserto. Ok, aspetta. Vado ai confini della mappa di là. Non perché lì c'è il gas. C'è un portale del vero. No! Dai, ragazzi, questo episodio. Dai, però. Visto no, no, dai, ma visto, ma visto, arriva! Ma visto. Oh, dai, lo sapevo. Ma perché? Perché? Questo episodio. Più ragni adesso. Più ragni. Perché ci spari? Dai, non ti preoccupare. Usa la spada! No, dai, più ragni adesso. Shotti, con due colpi. No, mi shotta lui. Sono molto più forti i nemici, ragazzi. Dove andate? Dov'è? Ma è saltato sopra. In faccia. Sono molto più forti i nemici. Qua rischiamo di morire ogni 2x3. Ma io tanti ragnozzi, eh? Eh? Tanti ragnozzi, eh. Mamma mia, basta. Non ce la faccio più. Qua sopra c'è sicuro qualcosa. Un ragno. Un ragno, esatto. Sì, comunque c'è il deserto. C'è il deserto. Questo. Intanto qua cosa c'è però? Il nostro amico. Lì c'è un relitto, aspetta un po'. Vado a vedere. Che vado a vedere se... Che paura. Se fa così un ragno, eh. Mamma mia, rido mezz'ora. No. C'è uno di quei cicciotti. Ah, quelli che sputano. Sì, ma scusami. È pesante. C'è una Pokéball. La vedo anch'io la Pokéball. C'è una Pokéball bianca. C'è una Pokéball. L'ho visto anch'io. È lì. Ma quanto sono forti questi cosi? Prima ne ammazzavi molto più velocemente. Mamma mia, prima non ti facevano niente. Eh sì. È un coso, l'oscillatore degli stronzi. Quanta roba. Basta. Anche questo mi prendo. Queste buone. Dov'è il pezzo che mi interessa? A me è questo. Puoi aprirlo. No, serve energia. Ma porco. 85. Ma questo quindi... cosa lo puoi fare? Aspetta, col generatore del tutorial. Appunto, è quello il problema. Quanto serve?
80-85. 3, 6, 9, metti 3 di questi. E li devo alimentare anche tutti. La biomassa, vabbè, sì, ci vuole niente. Aspetta però. No, lo fai così. Ah, ragazzi. Biomassa, ce vai. Ce la faremo? O qualunque altra cosa c'hai. Basta un secondo. Prendi la lanterna. Ah, ho capito. Il tutorial, all'inizio del gioco. Cosa è faccio? Vero, devo raccogliere le... No, devo raccogliere le foglie, non ci posso credere. Guarda che non mi basta, eh. Sì, 103, la dividi, la divido in tre. Tanto ti basta un secondo, vai là, apri. Veloce. Via. Partito. Pronti. Preso. Disco rigido. Mamma mia. Vai, smutato. Bacche. Che cosa si vede? Di là c'è la fine del mondo, penso, eh. Probabile. Perché, vedi, sono verso la fine della mappa. Sì. E andiamo a vedere un po' questo deserto. Qua c'è una caverna. Vai, caverna, caverna. No, dai, le caverne no. Caverna, caverna, caverna. Ci sono i ragni. C'è la lumaca. Li evochi tu proprio. Viola, eh. Vai, vai a prenderla. No, c'è il ragno. Ammazzalo. Non lo so se lo voglio ammazzare. È ammazzato di 18 in sto video, ammazzano in 19. Dai. Ci vado. Pushalo, pushalo. Perché non lo pushi? Ma cos'è? No, è molto strano questo! No, è verde! No, ammazza! Ma mi ammazza! È verde! È veleno! È sporoso! Ora, no, ora dai, arriverà! Uccide. Aspetta, ora ti sbuca da nulla! Finì la pistola, non c'è più munizioni! Non c'ho più colpi! Mantero! Io non vado lì in mezzo, vai! Vai in mezzo, avvicinati! Che magari lui ti sbuca fuori! Perché mi deve sbucare fuori? Così lo ammazzi! Dai! No, ragazzi, dai. Non ci vado! Quando scorreggia? Oh, sta calando! No, no, scorreggia, basta. Sì, all'infinito. E guarda. No, no, sta calando. A me non sta mi pare. Sta calando. Vieni, cazzo, prima la tonda, muore schiacciata. Top. Vai, okay. Corri. Dov'è lui? Ragazzi, ha fatto un trucco di magia. Dov'è? Si sbuca in faccia. Io lo sento. Eccolo! Ma da dove è venuto? Capuscialo, prima che ti scorreggi. Mamma, ma mi ha shottato, mi ha shottato. Non colpisci, mi perché non lo troppa colpisci? Vita. Mi toglie troppa vita, mi toglie. Ho visto cosa. No, è troppo forte, ragazzi, è troppo forte. Non lo pushi. È troppo forte. Non posso pusharlo, non lo becco nemmeno. Lui mi sciotta. No, quanta. Tu hai. No, no, me ne vado, me ne vado. Me ne vado, me ne vado. Ciao, qua ci rimaniamo, eh. Facciamo la prima morte del gioco. Non ho le armi adatte, devo usare la pistola. Ecco, quello magari sì. No, no. Un ragno no. Verde, ragazzi. No, no, no. Finito. E l'altro là? Io sono tornato. Ma dove? Lo so, ho visto il fumo verde. Pensavo fosse. No! Ma dai! Ho visto la nube verde. Vai, pushalo. Sì, ma è terribile. Pushalo, pushalo. Ma no, non lo pusho, vado via. Ciao. Oh, vado su a vedere. Ciao, ascensore spaziale. Ma perché ascensore spaziale ci segue? Ovunque. Sì, praticamente occupa tutta la mappa l'ascensore spaziale. Voglio andare a vedere sto. Qua su in cima. Sto deserto. No, bello, con tutta l'acqua. Vedi che è mezzo deserto. No, vabbè. Che posto è quello? È una zona un po' alta e scura. Vedi, una savana, tipo. Bellissimo. Bello sto posto. Che alberi ci sono? Sembra una savana. Bello. Più che ragazzi, deserto sembra una savana. Possiamo dire di aver visto, penso, gran parte dei biomi del gioco. Qua pieno di uranio. Sì. Bellissimo. Guarda. Bello, bello sto posto. E dove? Bello sto posto. Si vedi, in alto a destra. In alto a destra. L'ultimo bioma che ci manca, esatto. Lo sa. Sì, il deserto. Sì, sì, sì. Davvero bello. Facciamo macchina. Ne approfitto. Sì, guarda, occhio. È ragno. No, c'è questa roba. Cosa? Dove? A sinistra, a destra. Ah, sì. Io non l'avevo mica visto. Sarà visto quando si dice da su. Capisci che io posso entrare anche in bocca a un ragno che non me ne accorgo? Sì, no, quante volte capita. Che belli sti. Sembrano invasati sti vasi. Sì, è vero. Ma dei vasi, tipo di qua. Stranissimi. Bello, però. Davvero bello. Davvero bello questo posticino. Sì, sì, sembrava proprio una savana. Guarda te. Un'oasi. Là sicuro c'è qualcosa. Un ragno. Devo dire, ragazzi, che come esplorazione abbiamo fatto un bel po'.
anche come uccisione di mostri fino adesso, probabilmente non ne abbiamo uccisi così grandi, così tanti. Ostilità, cosa sarà mai? Di cosa? Non lo so, quello lì. Ok. Vuoi arrivare in fondo? Là ci sono le cascate. Bello sto posto. Ma davvero? Veramente billo, billo, billo. Bellissimo. Mi piace tantissimo. Guarda, una macchina. Oh, una macchina piove. Mi piace tantissimo, sì. Ragazzi. Blu. Questo posto, bellissimo. Ragazzi, voglio andare a vedere un attimo quel posto lì con le cascate. Guarda le dune. Ah, mezzo deserto allora. Vedi, no, c'è quel deserto allora. C'è il deserto. C'è una zona desertica sapanosa. Questa è proprio deserto. Sì, deserto, deserto puro. Queste sono dune. Scusami. Però io ho la possibilità di usare. Fine ora. Giornata, no, ma perché dentro. Tutorial, tra po'. Dentro una. Dentro una foresta, ti do ragione, ma qui. Posso usare? Ui. No, non hai saltato. No, non ho saltato. Ui. Oh, qua posso saltare. Vai, guarda. Corri a tellera. Salta. In bocca un ragno, sbaglia su dietro. Basta, ragni. Non è. Ah, che paura per fare. Sono bacche, sono le bacche. Sono le bacche. Questa è un'oasi. Quella sì, è un'oasi. Ma che spettacolo, ragazzi. Bellissimo. Sto posto bellissimo. Ma dai. Sto posto bellissimo. Bello. Questo posto veramente. A me questo gioco mi piace bello. Proprio anche per il mondo. Il mondo è molto vasto. E mi piace tantissimo. Biomi diversi. Questo è bellissimo. Sì, tanti biomi diversi. Guarda che bello. Questo è un bel bioma. Biomi tutti diversi, infatti. Questo anche. Pattina. Allora, arriviamo fino su. Ormai qua ci siamo, sì. Vediamo, arriviamo al confine. E poi ci lasciamo, ragazzi. Abbiamo fatto tutta esplorazione. Fateci sapere se vi piacciono. Io non so se è risultato noioso o. Non so, abbiamo girato la mappa. Esatto. Cioè un punto della mappa eccolo che lui, non abbiamo. Eccolo lui, è lui. No, no, è lui. No, è un cosino. Abbiamo girato punti della mappa che non avevamo mai visto. E ne è valsa anche la pena perché ci sono dei posti bellissimi in questo gioco. Guarda qua. Comunque fateci sapere nei commenti se vi piacciono questo tipo di video un po' diversi. Sì. Con esplorazione e un po' meno diciamo costruzione. Crafting, costruzione. Che comunque a lungo andare sono belli tosti. Ma dove siamo? In fondo alla mappa. È bello. La caverna qua, va bene. Dove? Qui. Eh sì. Non l'ho mica vista. Ma perché devo entrare nelle caverne? C'è la fiera di Mercer. Però non ci sono ragni. No, c'è questo. Questo è positivo. Ciao. Perché è dentro la fiera di Mercer? La prendo. Ne abbiamo prese tante di sfere di Mercer. Sì, no, oggi tante sfere di Mercer. Sì. Che succede? Ancora. Facciamo una zona, la sorcia melodia verso il beneficio e quello non sentiamo alcuna melodia. Voi coprite il tempio di ossa, organi, arti, ma ignorate le nostre sanguinanze. La scrittura è necessaria. Consumate. Stai un modello familiare del cervello. Effetto un'altra valutazione per giovane. Se necessario, un pioniere sostitutivo. Il lavoro deve continuare. Cioè, siamo messi male, psicologicamente, instabili. Ragazzi, è bellissimo. Bello, sì, sto posto. Guarda tutti sti ghigori. Sì. Oh, qua spawna qualcuno, però. Spawna un bel ragnone. No, ok, per adesso niente. Cosa? Non c'è niente? Tubi d'acciaio. Ah, tubi d'acciaio. È quello lì sopra, vero? Ragazzi, ci prendiamo anche un altro. È solo qua in giro la roba. Molto in giro. Mamma mia. Bello. Ragazzi, ci prendiamo un po' di dischi rigidi anche, così almeno. Un po', poi caso. Ecco ci sì. creiamo. 20 su 20. Buono. Ah, sì, no, ne avevo anche altri probabilmente. Vabbè, e un altro disco rigido. Ok. Due dischi rigidi. Buono, due trovati, presi. Ce ne saranno stati altri milioni, no, ma. Non basta sto coso. Ma guarda, c'è un albero gigante. C'è un baule. Qua. No, ma forse è fuori dalla mappa quello. Ah, beh, forse sì. Un po' curiosa adesso. Devo arrivare in fondo. Io sono troppo curiosa di vedere cosa c'è. Di qua, deserto. Ma mi sa che è finito il gioco. Salve. Cioè, è finita. No! E vabbè.
fauna adesso. Ah, questo è quello dell'acqua e dell'azoto. Esatto. Di cos'è? Acqua, acqua impuro, impuro. Tutto, no. Tutto. Qua c'è. C'è un buco. Aspetta. Qua si scende. In bocca qua ai c'è ragni. Un buco. Oh, c'è acqua. In acqua. Io muoio qui. C'è l'acqua. Che bello sto posto, mamma mia. Sì. Sei in fondo alla mappa. Siamo in fondo, mi sa. Fondo sì, mappa. Siamo in fondo, ragazzi. Fondo mappa, fondo sì, mappa. Sì, siamo in fondo. Ok. E siamo arrivati in fondo alla mappa. Mamma mia. E... mamma mia. Ok. Due vene di quarzo. Due vene. Ciao. Pure. Oh mamma. Normale. Normale. Questa non è male. Okay. Esatto, non è male. Sì, non è male. Qua c'è... ah, c'è la... porca. C'è il fiume. Che arriva qua e fa la cascata. Sotto. Bellissimo, dai. A me piace troppo. Ciao. Ciao, no. Summersloop. Prendilo! No, c'è un di quelli ciccioni. Ammazzalo! Non posso ucciderli in questo stato, non ho munizioni. Ma che stato? È la spada. Mi sparano, tolgo. C'è uno Summersloop. Io vi dico che ne ho cercato di Summersloop, ne ho trovato mezzo. È vero, però. Lasci il Summersloop e la lumaca sì. Gialla. Purtroppo sì. Dobbiamo farci le munizioni. Secondo me con le spade ammazzare. Qualche spada. Già questo. Ma però anche qua. Già ok. Lumaca gialla. Questa la prendo. Vabbè. Presa. Ottimo. Bellissimo. Sì, bello bello questo bioma. Tanti nemici. Sì. Tante cose da prendere, però bello bello. Viola. Questa. Questa me la prendo, c'è questo qui. Certo. Devo pushare. Ok. Questo è molto molto più facilmente degli altri. Sì, infatti forse era un po' piccolino, si vede. C'è la sua immersella. Lo so, però è circondata dai ciccioni. Che bello. Fiume in mezzo a tutto questo deserto. E niente ragazzi, io continuerei anche all'infinito a esplorare tutto il mondo, però mi sa che dobbiamo lasciarci qui. Mm-hmm. Perché se no dura troppo. Beh. Se volete altri piccoli video esplorazione, piccoli, vabbè, ci abbiamo impiegato qualche è due ore che stiamo girando. Ciao. È due ore che stiamo girando. Comunque, sì, se volete altri video del genere, fateci sapere sotto nei commenti. Mi prendo quella sfera di Mercer che teoricamente è sola e soletta. Quella lì sì. Ragno della sua testa. Allora. Guarda, ragno. Ok. E niente. Direi che per questo video su Satisfactory è tutto. Sì, vi ricordo anche di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, mettere mi piace, attivare la campanella per essere sempre aggiornati più quando uscirà un nostro nuovo video. E ragazzi, in mezzo a questo mondo bellissimo, spettacolare, e vi lasciamo. Oh, c'è una macchina! Abbiamo raccolto tantissime mamma mia, ma ora servono un botto. Sì, è vero. Anzi, uno di voi ci ha detto come moltiplicare le lumachine. Che ora le puoi craftare i frammenti energetici. Moltiplicare così. Perché con i Summersloop che puoi moltiplicare sì. Il. Perché c'è questo blu? Non lo so. Da quando ci sono alghe blu? Boh. Vabbè. La sfera là, a prendere. Ecco, non ci fermeremo più, ragazzi. Forza, ti giri, c'è qualcosa. Sì, infatti. Cosa stai dicendo? Il nostro... uno di voi ci ha detto che mettendo, ovviamente con i Summersloop, ora possiamo moltiplicare il prodotto dei costruttori. Sì. Quindi, volendo, noi potremmo creare frammenti energetici con le lumache, con il costruttore, e moltiplicare il prodotto. Quindi, con una lumaca blu, farne due. Due cose energetici. Cos'è quello? E lo stesso con tutti gli altri, con tutte le altre lumache. Ma lo stanno su. Ok ragazzi, ora davvero è tutto. Sì. Alla prossima. Ciao.